La maggior parte delle persone non distingue fra il sollievo che si può apportare provvisoriamente al proprio stato e la guarigione completa. Può essere utile spiegare questa differenza, che dipende dalla maggior o minor collaborazione attiva del malato. Un medico può impegnarsi a curare un certo stato patologico prescrivendo al malato le medicine appropriate o facendo massaggio ad altri trattamenti. In questo caso il malato è come l'argilla nelle mani del vasaio, totalmente passivo. Non v'è dubbio che i trattamenti di tal genere possono riuscire ad attenuare ed anche a sopprimere il dolore. Dunque, un ammalato può recuperare la salute, ma non si tratta che di un miglioramento passeggero. Se non gli è stata spiegata la vera causa della malattia. Il malato non capirà mai che essa è dovuta al fatto che gli ha infranto alcune leggi della natura. In questo modo ripeterà gli stessi errori, con il risultato di ammalarsi nuovamente. Curare è un processo fisico. Guarire è esattamente l'opposto, poiché in questo caso si richiede che il paziente collabori, sia spiritualmente che fisicamente, con il medico. Per appoggiare la nostra tesi, prendiamo come esempio la vita e le opere del nostro grande Maestro Gesù Cristo. Quando i malati andavano a Lui per essere guariti, si aspettavano forse un trattamento fisico, una terapia? No. Essi sapevano che sarebbero stati guariti spontaneamente grazie al potere dello Spirito. Essi avevano in Lui una fiducia illimitata. I fatti citati nel tredicesimo capitolo del Vangelo secondo Matteo provano come questa fiducia fosse essenziale. Vi si racconta che il Cristo si era recato nel luogo in cui Gesù, il precedente possessore del corpo fisico, era vissuto negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza. Coloro che lo circondavano riconoscevano in lui solo l'uomo fisico. Si chiedevano, ma non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe, i cui fratelli sono ancora con noi? Si dicevano che nulla di grande poteva venire da Nazareth. e in conseguenza della loro incredulità il Cristo non compì grandi opere in questo luogo proprio a causa della loro mancanza di fede. Però la fede senza le opere è cosa morta. Ovunque Gesù operò una guarigione. Il malato ebbe il proprio compito da adempiere. Prima che la guarigione potesse avvenire, egli doveva collaborare con il grande guaritore che, ad esempio, gli diceva: Stendi la mano. E l'uomo che aveva fatto questo gesto aveva la mano guarita. Diceva anche: Prendi il tuo letto e cammina. L'ammalato aveva obbedito e la malattia se n'era andata. Al cieco dava quest'ordine, va e bagnati gli occhi alla fontana di Siloe. Faceva all'ebroso Lebroso questa raccomandazione, va a mostrarti al grande prete, offrì i tuoi doni e così via. Che in ogni caso, vi era sempre, da parte di chi voleva essere guarito, una cooperazione attiva con il Salvatore, che in tal modo otteneva l'aiuto che gli era necessario. Quello che Gesù esigeva da questi ammalati era molto semplice, ma occorreva obbedienza, perché è certo che l'opera del guaritore è facilitata dallo spirito di obbedienza del malato. Quando Naaman venne a trovare Eliseo su di un carro trainato da cavalli, si immaginò che questo profeta avrebbe fatto un'importante dimostrazione di magia bianca per guarirlo della lebbra e fu deluso quando Eliseo non si fece neppure vedere e mandò un messaggero a dirgli «Va a lavarti sette volte nel fiume Giordano». Naman irritato si allontanò dicendo «Non abbiamo in Assiria abbastanza i fiumi grandi? Perché dovrei bagnarmi nel Giordano?» Gli mancava lo spirito di sottomissione che è assolutamente necessario se ci preme ottenere la guarigione. E se Naman avesse persistito nel rifiuto, non sarebbe guarito dalla sua malattia. Alcuni di coloro che Cristo ha guarito non lo sarebbero stati e non avesse, se non avessero obbedito agli ordini loro dati. È una legge di natura assolutamente certa: la disobbedienza è la causa della malattia. L'obbedienza, che essa implichi un'immersione nelle acque del Giordano o il gesto di stendere una mano, indica un cambiamento di idee. Tale atteggiamento di collaborazione permette al malato di ricevere il balsamo guaritore, che può avvenire dal Cristo o da qualsiasi altro intermediario. Qualunque sia il caso considerato, il potere creativo proviene dal nostro Padre Celeste, che è il grande medico. In ogni guarigione intervengono tre fattori. In primo luogo il potere che proviene dal Padre nostro, che è nei cieli. Poi il medico. Infine lo spirito di obbedienza del paziente sul quale il Padre può agire per mezzo del medico in modo tale da far scomparire i mali. Noi dobbiamo riuscire a renderci conto del fatto che l'universo è pervaso dal potere che il padre ha di guarire tutti i mali, di qualunque natura essi siano. È una grande certezza. Il medico è il punto focale, il veicolo attraverso cui il potere guaritore del padre si infonde nel corpo del malato. Se il medico è uno strumento docile e in perfetta armonia con l'infinito, non vi sono limiti alle opere benefiche che il padre può operare tramite il suo intermediario, se l'ammalato si dimostra particolarmente ricettivo ed obbediente.